Buongiorno a tutti e bentornati su Focus. Nel video di oggi ci troviamo nel parco del Gran Paradiso. Per la precisione, al Colle del Nivolé. Siamo qui in compagnia di GFX 100S Mark II, nuova macchina fotografica medio formato di casa Fuji, con sensore da 100 megapixel, medio formato. Guardate quanto è grosso, è veramente impressionante. Con la lente 32-64, che equivale a circa un 25-50, perché vengono tutte allargate di 0,8. Quindi, a differenza della PSC, che le lenti sono più zoomate, qua sono più wide. Siamo qui in compagnia appunto di questa seconda versione della linea S di GFX, quindi la versione un po' più economica, con caratteristiche un po' più alleggerite rispetto alla GFX 100 normale. Ci troviamo appunto qua in questa splendida vallata in mezzo alla neve per provare un po' i passaggi tonali di luce, i chiaroscuri che questo sensore ha tantissima gamma dinamica, e vediamo un po' cosa riesce a catturare. Inizio a dirvi un po' a caldo qua sul campo le cose che più mi piacciono di questo corpo. Sicuramente il grip, il fatto di essere un medio formato necessita che sia grande, e questo permette ai costruttori Fuji di fare un corpo bello ciccione. Io ho le mani grandi e mi sta veramente bene in mano. L'altra cosa particolare è il sensore, che a differenza di quanto siamo abituati, che è in formato 3.2, questo è in 4.3, quindi è leggermente più alto, e lo schermo rispecchia questo form factor, quindi anche lo schermo è un 4.3 e risulta un po' più alto. Anche lo schermo mi piace molto, lo snodo così è comodo, ma soprattutto per metterla sul cavalletto per lo scatto verticale, possibilità di fare questo movimento. Non ha la rotazione, diciamo, selfie, ma ha uno snodo molto bello e questo è piacevole. E un'altra cosa stupenda è questo schermo sopra, che è gigantesco e ci dà un sacco di informazioni, nonostante il numero di selettori appunto è ridotto e minimale, come piace a me. È tutto molto personalizzabile, abbiamo un pieno controllo delle personalizzazioni che abbiamo fatto, di cosa stanno influendo su questo gigantesco schermo sopra, che può essere retroilluminato, e inoltre le informazioni sono sempre presenti anche a macchina spenta, quindi anche quando è spenta nello zaino io vedo come è stata lasciato il settaggio dell'ultima volta e capisco se posso già accendere e iniziare a scattare così o devo fare modifiche. Veramente figo. Per sfruttare a pieno questo sensore medio formato stiamo cercando di fare dei ritratti creando una luce però un po' studio, per avere una buona copertura delle ombre e una bella tridimensionalità sul volto. Per farlo stiamo utilizzando questo pennello riflettente, come potete vedere, angolandolo col sole riempie il volto. In questo modo io ho la luce piena del sole che mi riempie questa parte rimarrebbe molto buia, molto in ombra. E invece con questo pannello riesco a riempire anche l'altra metà del volto con la luce di rimbalzo che me lo riempie. Chi compra una medio formato sicuramente non la compra per fare video, la comprerà per usarla in studio o per fare paesaggi. Ma la funzione video c'è pure un selettore apposta dedicato, quindi noi la proviamo. Questa macchina è in grado di filmare in 4K fino a 30 frame per secondo e può arrivare a un bitrate di 360 mega al secondo, niente male. Ha diverse funzioni carine e può filmare il log con gli F-Log 1 e 2. Ma vediamo un po' l'autofocus come si comporta. In questo momento siamo a F4, il massimo di questo obiettivo, e io mi avvicino e mi allontano con il tracking della faccia attivo.
per vedere un po' come si comporta a seguirmi. In un classico mi avvicino e mi allontano, in un entro e esco dalla scena. Vediamo quanto è responsiva. Ovviamente mi posso avvicinare al massimo a mezzo metro, che è la distanza minima di messa a fuoco di questo obiettivo. Testiamo anche lo stabilizzatore, vediamo come si comporta in campo video. Dario, seguimi. Proviamo con una classica camminata, quindi cammina normalmente, chiaramente cercando di tenere la macchina stabile, e vediamo un po' come si comporta lo stabilizzatore. Proviamo ad alzare anche un po' il tiro, a camminare un po' più velocini, e vediamo come si comporta lo stabilizzatore. Quello che abbiamo notato filmando è che quando utilizziamo appunto la modalità video, l'EVF rimane un pochino più scattoso che in modalità foto, probabilmente fa un filino fatica a gestirlo. Per continuare la recensione della fotocamera abbiamo deciso non solo paesaggi ma anche ritratti, e per farlo siamo venuti in uno studio fotografico. Infatti ringraziamo Davide del Bridge Studio per averci ospitato, e proviamo un po' appunto questo medio formato con un po' di luce potente, dei diffusori grossi, degli Alinkron da 500 watt, come si comporta con diversi schemi di luce. Andremo a vedere il dettaglio della foto e anche i recuperi sulle luci, come si comporta. Iniziamo a scattare. Quindi iniziamo un po' a allestire lo studio. Abbiamo il trigger della Alinkron con cui comanderemo comodamente tutti i flash che già abbiamo in giro. Abbiamo deciso come schema di luce di utilizzare questo 500 con la parabola spot. Quindi inizieremo con qualche cerchio bianco intorno al volto con dei forti contrasti su classico fondale bianco. Una cosa che si nota subito scattando è che comunque rispetto a un full frame, una PSC, è tutto un po' più lento. L'otturatore, essendo grosso, ci mette tempo, soprattutto i 100 megapixel sono lenti. È tutto un po' più lento, infatti va bene in studio, in un ambiente controllato, con luci controllate, però in uno studio dà veramente il meglio di sé e tira fuori dei file che sono incredibili e ci permettono di croppare all'infinito, perché veramente 100 megapixel spingono tanto. Ok, adesso abbiamo cambiato set, fondale grigio, luce un po' più morbida, molto più diffusa, e queste foto le faremo in bianco e nero per tirar fuori bene tutta la gamma dinamica e i passaggi di grigio di questo sensore. Quindi staremo un po' più stretti, mezzo busto, e vediamo come si comporta. Una cosa che si nota con poca luce, che non mi piace tantissimo di questa macchina, è che il mirino, quando ti fa l'anteprima prima di scatto, in queste condizioni di bassa luce pre, perché abbia soltanto luce pilota e poi parte il flash, quindi di base l'ambiente è buio e poi diventa luminoso, il mirino è molto molto rumoroso, cioè l'immagine che genera nell'EVF c'ha tantissimo rumore ISO, come se facesse fatica a gestire la pre-AF comunque la pre-esposizione a mirino. Adesso vi faccio vedere. Poi una volta che si scatta invece è perfetto. Non lo capisco questa cosa. E stessa cosa anche a schermo. Se vedete, ha moltissimo rumore su schermo e nel momento in cui poi va a scattare invece la foto è perfetta. Per capire bene come si comporta questa macchina però abbiamo dato in mano a un fotografo professionista che scatta tutti i giorni in studio, quindi sa valutare meglio di noi, che non scattiamo molto di sovente in studio, come si comporta questo medio formato. Abbiamo dato in mano a Davide, adesso scatta un po' con la GFX, anche lui si deve un attimo ambientare, lui di solito scatta con full frame, con Canon, quindi dovrà un attimo ambientarsi, e poi gli chiediamo un po' come si è trovato a scattare con questo medio formato di Fujifilm. Un po' il peso sinistra-destra, giochiamo un pochettino su questa cosa, espressività mi raccomando, siamo già un attimino in modalità moda, completamente brava, giochiamo un po' con le braccia, ottimo, mi piace questo stile, non guardare per forza me, è meno burlesco come stile, utilizziamo magari le mani raccolte in questa maniera un po' più su. Bello, mi piace anche il piede in quella maniera, bravissima.
Ok, adesso approfittiamo che la modella si sta cambiando per iniziare a chiedere a Davide, dopo un po' di scatti, come si sta trovando con la GFX. Allora, una macchina sensazionale, veramente fantastica dal punto di vista della resa, i megapixel sono veramente impressionanti, 102 megapixel. Devo ancora prenderci molto mano io, perché effettivamente scattare con una medio formato di questo genere, con alcune diversità rispetto alle macchine con cui sono abituato solitamente, sì, non è per niente facile. Devo ancora veramente... E oltreututto non è forse la lente più adatta. Esatto, una lente differente per scattare. Purtroppo appunto la lente che abbiamo scelto è il 32-64, come dicevamo un 25-50, è andato molto bene sui paesaggi. In studio è un filino corta, forse sarebbe stato meglio una lente un po' più lunga. Abbiamo chiesto questa lente per provare più o meno a far tutto. Comunque a 50 si riesce a fare un ritratto, un mezzo busto, però forse se la vostra idea è usare questa macchina in studio è meglio qualcosa di un po' più lungo. Il file è... decisamente un'ottima macchina. Allora, abbiamo cambiato un po' sia completo della modella sia schema di luce. Usiamo sempre il Duty Dish. Più abbiamo messo ai lati con luce da dietro due softbox 30x140 con la rete per diffonderli un po', sempre con gli Alienchrome 500. Sono tutte e tre syncati con il nostro trigger, sempre un 125esimo che è il sync flash con l'otturatore meccanico. E scattiamo un po' con questo schema. Ultimo set di oggi, abbiamo messo il bang da 150 alto col giraffone, con una luce molto morbida diffusa sulla modella, con questo fondale un po' più street, un po' più muro. Appunto, proviamo con questa luce più diffusa su un'immagine a tutto corpo per prendere adesso l'interesse e vediamo un attimo come lavora. Ed eccoci tornati in studio per analizzare un po' la macchina. L'abbiamo provata in vari aspetti, come abbiamo visto, abbiamo fatto foto di paesaggi, abbiamo fatto foto in studio e abbiamo fatto anche dei ritratti all'aperto in luce naturale per provare questa macchina col suo sensore da appunto 100 megapixel medio formato in varie situazioni. Partiamo un po' analizzando quindi cosa ci è piaciuto e cosa no di questa macchina. Partiamo proprio dal corpo. L'ergonomia, come già dicevo prima nel video mentre eravamo al lago, una cosa che sicuramente ci è piaciuta è lo schermo con questo tipo di snodo così che rimane centrato sulla fotocamera, quindi posso fare un verticale senza avere lo schermo esterno. Visto che non è una macchina pensata per un videomaker, preferisco questo tipo di snodo per questa tipologia di fotocamera rispetto allo snodo, diciamo, selfie. Lo schermo appunto si sviluppa in formato 4:3 e non 3:2 come il sensore. Il corpo è molto grosso, la prova del mignolo ci sta alla grande, ha un buon numero di connettori, presenta microfono e cuffie, presenta l'USB-C e il cavo sync flash, che ormai sta sparendo dalle macchine, buono che ci sia ancora. Peccato per l'HDMI che, nonostante il corpo è molto grosso, è di tipo mini e non full size. La batteria è la stessa che Fujifilm ci abitua ad avere sulla XH2 e XH2S. La affianchiamo, diciamo, come attrezzatura per chi ha bisogno di una macchina un po' più leggera per viaggiare, un XH, e in studio una GFX con una sola batteria, diciamo, usa tutte e due le macchine. Chiaramente la durata della batteria non è elevatissima, perché il sensore così grosso e così risoluto chiaramente fa lavorare anche il processore tanto a gestire il file, assorbe tanta energia. Abbiamo visto che con una batteria carica si fanno circa 350 scatti, 400 più o meno. Sempre parlando di ergonomia, una cosa che ci è piaciuta un po' poco è lo slot per le schede SD. Presenta due schede SD, quindi buono che sono due, ma sono solamente SD card.
non c'è la presenza di una CF Express né di tipo A né di tipo B. Visto che un singolo Fire RAW pesa più di 200 mega, le schede SD, le più veloci in commercio, le V90, fanno al massimo 300 mega secondo, quindi comunque già se si fa una raffica, due foto sono più di quanto la scheda può gestire. E abbiamo fatto le foto in studio, dove abbiamo scattato più di 300 foto, abbiamo girato 60 giga di foto. Ci ha messo tanto a scaricarle, quindi avrei preferito un supporto di memoria un po' più veloce e prestante, visto la dimensione dei file che genera questa macchina. Per il resto, molto bello lo schermo superiore, che è sempre acceso anche a macchina spenta, ma è anche retroilluminabile, chiaramente se l'accendiamo. Abbiamo sempre a portata di mano tutte le informazioni che ci interessano. Ghiera qua con tutte le informazioni che ci servono e fino a 7 modalità personalizzabili, quindi ce la si può proprio cucire addosso nella macchina come un professionista deve fare. Mi è piaciuto anche il selettore qua per passare da fuoco singolo continuo a manual focus e quindi andare a focheggiare con l'obiettivo, può essere utile in studio, in still life. Mi è piaciuto l'obiettivo, è una bella lente, un 32-64 equivalente appunto a 25-50, diaframmi sopra l'obiettivo, possibilità di metterli anche in automatico o con C controlled, quindi utilizzando la ghiera qua se vogliamo usarla come un obiettivo diciamo classico e non Fuji che ci abitua ai diaframmi sull'obiettivo. Tutti i tasti sono ben personalizzabili, disposti bene, anche il pulsante quick qua mi è piaciuto. Il joystick per spostare punto di messa a fuoco in una comoda posizione. Abituato a altre macchine, ho sentito un po' la mancanza del classico menu a quattro frecce per spostarmi all'interno nei menu. Bisogna far tutto col joystick, che non sempre è molto intuitivo o preciso nei movimenti all'interno del menu. Eppure il menu non permette di utilizzare il touch, nonostante lo schermo lo sia, in poche occasioni permette di utilizzare il touch, non l'ho tanto capita. E in generale comunque è una bella macchina, il mirino è molto grande, ha una buona risoluzione, tranne per la pecca appunto quando è buio che genera rumore viso, come avete visto nella parte in studio. Però per essere una medio formato pesa veramente poco, perché ha un peso di 880 grammi, batteria e scheda inclusa, la fa pesare quanto ha una Reflex di qualche anno fa. Io prima avevo la 5D Mark IV e pesava più o meno così. L'obiettivo, essendo la baionetta molto grossa per ospitare appunto il sensore medio formato, è un pochino più grosso, pesa un pochino di più, però comunque il corpo, per appunto essere un medio formato così risoluto, veramente leggera e ben bilanciato. E anche la raffica 8 frame per secondo per avere 100 megapixel, tanta roba. Abbiamo visto l'autofocus e lo stabilizzatore testato intorno al lago, si sono comportati veramente bene, quindi a quel punto di vista nulla da dire. Giusto per confronto, per farvi capire quanto il sensore è grosso, voglio farvi vedere il sensore del medio formato confrontato con un sensore APS-C. Guardate che abisso di differenza. Chiaramente il full frame è più o meno una via di mezzo. E mi allaccio a questo per dare un altro aspetto, ovvero che anche su questa Fujifilm non c'è la tendina che protegge il sensore a macchina spenta, quindi nei cambio lente, se si è in ambiente polveroso all'aperto, bisogna stare particolarmente attenti. Un altro aspetto che non mi ha fatto impazzirissimo è il suono dell'otturatore e anche la vibrazione che genera in mano. Il suono e il rinculo è forte, non mi piace neanche tanto come sound, però mi aspettavo che generasse molto più micromosso, visto appunto un sensore grosso e questo forte rinculo che dà quando scatta. In realtà ho provato a scattare con otturatore meccanico e con otturatore elettronico per vedere la differenza, su scatti da un quindicesimo di secondo a mano libera, e in realtà non cambia niente. Ma andiamo a vedere anche come se la cava in termini di tenuta ISO. Questa qui è la foto originale. E a destra vi ho messo la foto con le luci un po' abbassate, perché chiaramente c'era un forte contrasto, le luci la sera erano molto brillanti e bruciavano un po' l'immagine. Questo qui è il rumore ISO che genera a 6400 ISO, comunque un valore abbastanza alto, ma la cosa più impressionante è, guardate il tempo, sono vicino allo 0,1 secondi e sono a mano libera su un sensore medio formato, quindi lo stabilizzatore qua lavora veramente in maniera impeccabile. Comunque il file è pienamente utilizzabile. Ma se andiamo a applicare la riduzione del disturbo, cosa che ho già fatto per farvi vedere il risultato, in quanto col 102 megapixel ha richiesto quasi 3 minuti con un processore M2 Pro, però guardate il file come viene pulito, mantiene comunque tantissima definizione. Vi tengo sempre il confronto con le luci abbassate e col file originale per vedere comunque un po' le differenze. Il cielo rimane veramente pulito e anche se andiamo nei bordi, guardate le scritte, il dettaglio di tutte le righe del palazzo. Qua è un test che mi piace molto, questi palazzi, perché appunto permette di capire bene. E anche se proviamo ad andare a aprire molto le ombre, comunque vediamo che il dettaglio su tutte le righe del palazzo viene mantenuto, guardate che roba,
capacità di recupero folle. Qui chiaramente c'era più luce, va a bruciare, ma anche qui abbiamo tanto recupero, siamo comunque su già ingrandimenti molto elevati. Il rumore ricompare, anche se l'ho tolto con l'intelligenza artificiale di quello di prima, perché ho aperto le ombre, però comunque stiamo recuperando ombre a più 100 dall'immagine originale che era così. Quindi un lavoro su questo sensore veramente assurdo. E non mi aspettavo che lo stabilizzatore, visto le dimensioni così grosse del sensore, lavorasse così bene. Anche in questo scatto, dove qua appunto è stata molto sottoesposta e i colori quasi non c'erano più, è venuta molto slabra, se andiamo a recuperare e aumentare un po' le ombre, luci, i colori, i contrasti, la saturazione, guardate come i colori comunque il file li mantiene. Questo medio formato cattura veramente tantissime informazioni e anche andando a elevati livelli di ingrandimento, qua siamo veramente dei crop importanti, se considerate che partiamo da qua, vedete che ok, il rumore ISO è presente ma il dettaglio c'è sempre. E appunto, se andiamo a applicare la riduzione digitale dell'immagine, vi faccio vedere qua l'anteprima sul pezzettino piccolo, senza stare a generarla su tutta l'immagine, ci mette un sacco di tempo. Guardate un prima e dopo di come comunque il rumore viene tolto, rimane questa granina ma comunque piacevole, non disturbante, e il dettaglio è sempre molto presente. Qui ho voluto spingere il sensore veramente al massimo, sono andato a 12.800 ISO, con uno scatto a un tredicesimo di secondo sempre a mano libera. Partiamo da qui e andiamo a vedere le scritte in giro, comunque si riesce a leggere tutto benissimo, quindi stabilizzatore veramente lavoro impeccabile. Il rumore ISO qua inizia a essere importante, però come abbiamo visto appunto con la riduzione dell'intelligenza artificiale data dal nuovo Photoshop, anche uno scatto del genere è recuperabile. Però appunto è interessante vedere come anche le più piccole scritte, croppando, nonostante appunto il mano libera, lo stabilizzatore e questa immensità di megapixel ti permettono di fare veramente qualsiasi cosa. Prendo quindi le conclusioni di questa Fujifilm, che vuole essere una medio formato un po' per tutti, diciamo. Il sensore, come vedete nelle prove e nei test che abbiamo fatto, ha una qualità incredibile, penso sia il miglior sensore in termini di recupero in post-produzione su cui ho mai messo mano, è veramente straordinario. Come macchina, diciamo, per tutti i giorni, nel senso è fantastica per le foto in studio, perché appunto questi megapixel hanno un dettaglio incredibile, sui paesaggi ha tantissima gamma dinamica. L'autofocus in realtà è buona, anche le capacità video sono buone, però non so se la consiglierei come macchina principale per uno che cerca un po' tutto, perché comunque è un po' lenta nel tutto, quindi va bene secondo me come secondo corpo per usi specifici. E anche gestire il file da 200 megapixel su hard disk e processore è importante, quindi per le foto di tutti i giorni rischia di essere troppo. La vedo bene come appunto secondo corpo per un fotografo che ha bisogno di fare foto in studio con ingrandimenti particolari, stampe su grandissime dimensioni, video in alcuni ambienti molto specifici perché ha dei colori nei video che sono bellissimi, una profondità di campo molto ridotta. È una fotocamera sicuramente che dal punto di vista di portabilità, peso, dimensioni e prezzo si posiziona per essere una macchina tra virgolette per tutti, però per tipologia di utilizzo non è così per tutti, quindi se uno compra questa macchina deve avere cognizione di causa di cosa sta andando a comprare e non semplicemente ho soldi da spendere, è più grosso del full frame, è meglio. Sì, ma bisogna saperla usare, perché ricordate, da grandi sensori derivano grandi responsabilità. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, ringraziamo Fujifilm Italia per averci prestato la macchina per provarla. Un saluto da Focus.